fantastico. Nobilis potrà sembrare banale, ma è in latino la cosa, il termine più vicino, perché il concetto di famoso nell'antichità non c'era, il famoso era un nobile. Quindi in latino è il termine che più si avvicina al termine famoso, se lo intendiamo come famoso di fama, ecco. È per questo che è stato scelto Nobilis. Le uve che abbiamo appena diraspato e pigiato, quelle raccolte in cassetta, hanno avuto tre destinazioni diverse. Le prime sono andate in questa anfora di terracotta. Abbiamo messo circa 4 quintali di pigiato diraspato. Qui attenderemo che parta una fermentazione spontanea, dopodiché lasceremo sulle proprie bucce a macerare il famoso per mesi, poi vedremo un po' il percorso. Il resto della lavorazione delle uve invece è stato diviso in altri due tipi. Una piccolissima quantità, sono circa 3 quintali di uva, anche qui andremo a fare una macerazione sulle bucce con fermentazione spontanea. Qui attenderemo che gli zuccheri siano esauriti dalla fermentazione e poi andremo a togliere il liquido, a svinare. Tutto il rimanente invece è stato inserito dentro questa pressa soffice, dove abbiamo atteso circa 1 ora e mezza di macerazione e adesso, proprio in questo momento, è partito il processo di pressatura. Una membrana all'interno di questo vaso saturo di azoto sta comprimendo tutta la massa delle uve a 0,5 bar. Questa è una fase che durerà un paio d'ore circa. Da qui estrarremo il cosiddetto mosto fiore, cioè la prima scelta, quella che viene pigiata in maniera delicata dalla pressa
la vasca di destinazione è una vasca a temperatura controllata, dove adesso appunto stiamo andando con il mosto. È questa piccola vasca da 10 ettolitri, contiamo di riempirla. Qui il mosto fiore appunto andrà subito a temperatura controllata, lo porteremo almeno a 10 gradi centigradi al fine di ottenere la cosiddetta defecazione statica, cioè la separazione dalle parti solide. Questo avviene in circa 24 ore, dopodiché lo andremo a separare selezionando le prime fece, cioè le fece fini che ci serviranno. Lo andremo a separare. Una volta raggiunta la temperatura di 16 gradi centigradi, nei prossimi giorni attenderemo la partenza della fermentazione alcolica. Tutto avviene in maniera il più possibile naturale, proprio per voler esaltare il varietale del vitigno, che è il famoso, e del territorio famoso, che proviene da Monte Sasso, e vogliamo esaltare anche il grande lavoro che la famiglia Montalti ha fatto su questo territorio e su questo vitigno. Questa è una vendemmia che è assolutamente favorevole per i vitigni semi aromatici come lo è il famoso, perché nell'ultima settimana, 10 giorni vicini alla maturazione, abbiamo avuto delle fortissime escursioni termiche, cioè caldo di giorno, lo è tuttora, e fresco di notte. Proprio in ragione di questo vogliamo ancora di più lavorare sul varietale, perché il vino che ne verrà fuori dovrà raccontare di Mercato Saraceno, del suo famoso e della zona di Monte Sasso, da dove è stato raccolto oggi. Lei è pronta per essere chiusa, mettiamo lo stucco enologico che si usa dalla notte dei tempi per le botti in legno, e lo mettiamo tutto attorno perché la superficie non è regolare e dobbiamo cercare di sigillare il più possibile con il coperchio. Ancora, ecco, c'è una coda di fermentazione, si vede, e ci saranno anche successivamente dei moti all'interno di questa anfora. Quindi coda di fermentazione, la successiva fermentazione malolattica che farà sì di creare questo tipo di movimento all'interno dell'anfora, dovuto alla sua forma stretta in fondo e larga sopra. Questi moti che si creeranno durante i mesi prossimi faranno sì che si crei una sorta di batonnage naturale. In questa situazione questo movimento viene creato dalla forma e naturalmente dalla natura. Quindi adesso l'andiamo a chiudere come chiudere un sarcofago. L'andiamo a chiudere, la torneremo ad aprire nei prossimi, noi presumiamo, febbraio, marzo.
Questo coperchio è fatto in maniera tale da riuscire a tenere sempre monitorato sia visivamente che con i prelievi, grazie a questo tappo, poter effettuare anche le colmature, ecco, perché saranno necessarie, soprattutto all'inizio saranno necessarie. Succederà che le bucce fra un po' di tempo caleranno sul fondo dell'anfora e troveremo in superficie il liquido, il nostro vino finito. Quindi nel fondo dell'anfora si andranno a depositare, sono già depositati i vinaccioli nella punta, sopra di questi le fecce, sopra ancora le bucce che caleranno sul fondo e faranno sì che si crei una chiarifica, anche questa naturale. Andranno come a filtrare il liquido, che lo ritroveremo limpido fra un bel po' di tempo. E il lavoro è fatto. Cinque mesi, siamo sulle bucce ancora e adesso dobbiamo andare a togliere il liquido, dobbiamo fare la svinatura, quindi cercheremo di togliere, adesso ci sono ancora un po' di bucce che galleggiano, però la maggior parte di queste sarà sul fondo dell'anfora, cercheremo di andare a togliere per caduta, quindi senza l'utilizzo di pompe, il liquido, separandolo il più possibile dalle bucce e dalle impurità. Lo andremo a mettere nelle nostre care vecchie damigiane, dopodiché questo liquido, che avrà ancora delle parti solide in sospensione, queste damigiane saranno messe all'aperto, al freddo, al momento fuori abbiamo delle temperature piuttosto basse, ci sono questa notte il termometro è sceso a meno 5 e quindi abbiamo bisogno di passare qualche giorno a temperature appunto così basse per far sì che le parti solide si depositino sul fondo, perché poi andremo a imbottigliare il nostro Nobilis direttamente per caduta dalla damigiana a mano. Attualmente abbiamo analizzato il prodotto, è zero solfiti e rimarrà così, non abbiamo aggiunto nessun tipo di coadiuvante di fermentazione e non abbiamo aggiunto solfiti e niente, adesso proviamo e cominciamo a togliere per caduta il liquido come si faceva una volta, insomma. Col freddo, mamma mia, cin ragazzi, il nostro Nobilis appunto dovrà riposare al freddo e lo andremo a riprendere a fine del mese, fine di febbraio, primi giorni di marzo, perché la fase lunare avrà un ruolo fondamentale per il confezionamento e il successivo affinamento del nostro prodotto. Però ve lo racconterò più avanti.
Allora, oggi è giovedì 4 marzo, siamo nel primo quarto di luna calante, abbiamo iniziato a mettere in bottiglia il nostro Nobilis, il famoso che è stato vinificato in anfora. Allora, il nostro famoso che è stato fino ad ora nelle damigiane ha decantato mediante l'utilizzo del freddo naturale, cercheremo di andare a pescare la parte pulita, abbiamo tenuto il tubo un po' sollevato dal fondo della damigiana, però questo non vuol dire che non si possano trovare in bottiglia delle piccole impurità, cioè un po' di fondo, quello sicuramente. Tutto questo non farà altro che favorire poi i profumi, quindi sono le fecce che sono sul fondo della damigiana, sono fecce fini. Non lo abbiamo chiarificato in alcun modo, qui non sono stati usati, non è stato usato nulla, dalla vendemmia fino alla chiusura della bottiglia non abbiamo usato solfiti, quindi a zero solfiti. Abbiamo l'analisi fatta settimana scorsa che ci dice che ha zero solfiti, perché un po' di solfiti potrebbero essere presenti comunque, nonostante noi non li abbiamo aggiunti, ma in questo caso proprio siamo a zero. E non abbiamo usato agenti chiarificanti e tantomeno una filtrazione. Velato, come giusto che sia, ecco, lo andiamo a tappare a mano, rigorosamente tutto a mano, quindi dalla raccolta fino alla bottiglia. È un lavoro assolutamente artigianale e manuale. Usiamo un sughero naturale monopezzo e dopodiché il Nobilis starà in bottiglia prima di essere consumato, starà in bottiglia per almeno un paio di mesi. Quello andremo a finire di confezionare dopo, quindi verrà etichettato e verrà confezionato successivamente. Adesso dovrà riposare in questa posizione per almeno un paio di mesi. La patacca. Oh, la patacca non la dovevo dire, anche se sarebbe bello. Questo metodo ci insegna, è giusto lavorare il vino dalla raccolta all'imbottigliamento, all'immissione alla vendita, non voglio dire industrialmente, però mediante l'utilizzo di attrezzature moderne, pur riuscendo a fare prodotti di tutto rispetto, che rispettano i varietali e rispettano il terroir e i territori. Però questo metodo ci insegna che l'uva ha tutto ciò che gli serve per essere vino, ha tutto, serve la mano dell'uomo, perché l'uva da sola non può diventare vino, però serve la mano dell'uomo, per il resto lei ha tutto ciò che gli serve.
allora siamo arrivati al momento in cui mettiamo la cera lacca sul collo della bottiglia, sul tappo, per evitare, per limitare il più possibile l'ingresso di ossigeno. Arrivati alla fase conclusiva del confezionamento, andiamo a mettere questa etichetta appesa al collo della bottiglia. È un'etichetta in carta riciclata, è stata creata la grafica dalla creativa Sara Liverani, e dentro all'etichetta c'è il nostro Nobilis che si racconta. Tutte le fasi dalla raccolta fino a questo preciso momento sono state fatte a mano, da queste mani qua. Il Nobilis 2020 ho voluto dedicarla ai miei figli, Nicola e Carlotta. Andiamo a finire il confezionamento. Abbiamo realizzato 448 bottiglie e questa è la nostra prima bottiglia di Nobilis 2020. Questo lungo percorso che è iniziato con la raccolta a settembre 2020 si è concluso col confezionamento e adesso c'è la parte più importante, perché tutto questo lavoro si deve concludere con l'assaggio, perché è molto importante che il prodotto sia buono e sia piacevole. Quindi andiamo a provare. Stappiamo non la numero uno, perché quella la teniamo a futura memoria, ma stappiamo la numero due. Thank you.